Ciao a tutti, io sono Drey. E io sono Sorro. Bentornati, mascherati e mascherate, in questo nuovo video di Brawl Stars. Ma quanto è bellino Spike. Sì, adesso uccido tutti. Ma finalmente vedo che hai abbandonato la tua avversione per il piccolo cactus omicida. No, adesso sono sincero, lo sogno la notte, gli voglio tanto bene e lo voglio usare. Io ti disprezzo perché tu sei... La gente dice che semino, non ti dico perché ti disprezzo, mi sono interrotto. Io oggi... ti odio perché... Oggi sperimentiamo... Se Semino è veramente OP come dite. Perché voi avete detto che io nell'ultimo video, cioè quando l'ho trovato, ho detto ah sì, nell'ultimo video in realtà no, quando ho trovato Semino, quando l'ho detto, perché potrebbe succedere a distanza di mesi che pubblichiamo questo video. Comunque quando ho detto ah, ho trovato Semino, avete detto no, guarda che Semino è OP. Perché l'hai detto con poco entusiasmo? Perché ti fa schifo. Io l'ho detto così, ah Semino. Ah vabbè, è tipo il figlio indesiderato. Ecco. E invece dite che è rotto. Allora sperimentiamo. Per il momento ad esempio mi sento molto stupido perché... Allora, Pocio, la tua vita è finita. Fermalo, ok. Madonna, posso solo immaginare quanto deve essere piacevole giocare con Spike. Cosa è successo? Oh no, c'era una bomba. Ah, e niente. C'era una bomba. C'era una bomba che ha continuato a rimbalzare tra un muro e un altro. Esegui Actas qui. Madonna. È andato. Madonna santa. Sì, vai, vai, gli tiro il muro davanti, lo fermo. Poraccio, c'è rimasto tipo io non posso farvi niente. Fatemi andare via. Volete che vi suoni una canzone? No, bello. Poi devo toccare la chitarra. Signor, vuole la canzone? No, voglio le tue gemme. Pier muore. Rapinato, proprio come i membri del cartello. Ragazzi, sappiate che nel Far West, nel Messico del 1800, la gente quando crepava veniva abbandonata sulle strade. Questa cosa è vera? Sì. Succede anche adesso, ok. Non c'è niente da ridere. Bene. Per il momento mi sembra abbastanza... Non è vero, non sei stato tu il migliore. Oh, bello che c'è lui che ha la faccia innocente, ma in realtà è tipo un pluriomicida sociopatico. Spike? Sì. Perché sta là se sorridi, è inverosimile. Cioè, vedi, come te nei vlog, tu sorridi e la gente pensa tu sia una brava persona. Ma non sospettate che in realtà io ho una cella frigorifera in cantina dove tengo dei prigionieri di guerra? Avete presente il meme dei bambini, no? I bambini in cantina. In realtà è proprio il cugino albino di Sorro. Cioè, l'ho inventato io quel meme, capito? Sì, cioè, lo fai tutti là. A Natale lo fai uscire. No. Posso conoscere il resto della famiglia? No, si è allargato troppo. Sei stato cattivo, beccati. Questa sì, è una citazione ai Griffin. Dovete... È bellissimo quel pezzo. Allora, adesso vediamo... ti prendo e ti fionno contro DJ Frank. No, perché? Non è una buona idea. Così, pensa lui Frank, fa... Frank tira una martellata a Semino e lo pianta con forza nel terreno. Semino, io adesso ti faccio diventare un cumino. Un cumino. No. Ti cercavi un diminutivo di Semino, ma non esiste. Ma Seminino, però non esiste. Seminino suona male. No, io non voglio stare. Suona malino. Non voglio stare vicino a Bull, è pericoloso. Cioè, mi guarda storto, io scoppio. Ah, più o meno i draghetti gli fanno i dispetti. Se Bulletti Bull... gli fanno i dispetti. È solo un semino dopo tutto. Esatto, ok. Esatto. Oggi sei più serpente che uomo. È colpa dell'afta, mi fa usare strane Ancora ce l'hai? Sì, guarda, è immortale. Ah, come a differenza tua praticamente. Sì, perché io sono appena esploduto. Ma tu, oh, guarda questo che tira. È inutile che tiri le palle di fuoco, stregone. No, bombardino, dove qui vai? Hai a che fare con un drone terraformante. Che alla fine sì, cioè... Se ci pensi, se tu ci ragioni, alla fine Semino è un drone terraformante, tipo di quelli che si usano per rendere fertili i pianeti. Quelli che usano in Trigun. Esatto, sì, okay. Bravo, bravo. E Trigun è un bel anime. No! 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 Siamo morti tutti. Perché? Perché non lo so. Ma non è bello, e soprattutto il tuo accento russo non è adatto. Abbiamo perso, i russi non perdono mai, non è realistico. I russi non vengono mai sconfitti. Prendetelo! No, dove sta? Chi ce l'ha? Ce l'ha, sta lì a destra, sicuro. La trappola. E vai. È una trappola. Come diceva Pirandello, una delle tante cose. Come diceva Pirandello, attenti alla torretta. No, letteralmente, come diceva Pirandello, la trappola. Pensa, perché questa cosa? Perché la trappola della società. Ah, con l'H alla fine. Che carino. No, pensa che figata Pirandello che se ne... Proprio la frase di... A torretta. Citazione famosa di uno scrittore. Attenti alla torretta. Punto di vista della vita pirandelliano. Attenti alla torretta. Ok, allora, il punto di vista che dobbiamo assumere in questo momento è eliminare a tutti i costi... A tutti i costi Pocio, perché... Poi ti fai una doccia e vai a prendere le cose nell'orto. E vabbè. No,
Perché Pocio è pericolosissimo. Cioè io me ne sto rendendo conto adesso che l'ho abbandonato. Il Pocio infernale. Sì, è veramente pericoloso. Perché è capace di curare e fare male. Fa un sacco di danni. Che detto così sembra ovvio, ma no, perché ne fa, cioè, è cura. È capace di curare. Cura, ti lascia credere, ecco. Guarda, ma ha bisciottato. Ti ha fatto esplodere. Cioè non ho capito io. Ma sa, ma ti ha levato tipo 1000 a botta con. Vabbè, cioè, perché magari ce l'avrà al 10. Poi ho capito. Sai che ho visto adesso che. Ah, perché voi non lo sapete, ma io ho maxato. Credo che si dica così quando sì, l'hai fatta cioè arrivare al 10. L'hai portato al massimo, in sì, teoria. Ho maxato Pocio e ho visto che c'ha tipo delle abilità che permettono di curare gli alleati quando li colpisci con l'attacco base. Ah. Cioè, è rotto. È un'abilità stellare? Cos'è? Sì, è un'abilità stellare. È broken. È rotta, cioè tu prendi e fai suono, faccio male, culo. Mi chiamano il signore della musica, io porto morte e gioia. 8 bit, tu non hai capito chi è che fare qua. Ma che combo brutto che abbiamo fatto. Sì, sì, è perché ha visto le due bombe. Ecco, ciao, arrivederci. Vabbè, ma poi c'era low, è tornato full health così. Io non voglio criticare i nostri alleati, ma... Perché? Autobot! Per favore! Siamo un team, non è Lone Ranger. Come chiami un 8-bit che non ha un'intelligenza artificiale? Intelligenza artificiale. Autobot. Autobot. Abbiamo perso. Che bello. Anche se avessi colpito History of Rock lì, come si chiama? Quel robot autistico. Che parla come Daffy Duck. Se l'avessi colpito non avrebbe comunque, cioè avrebbe perso le gemme ma non avremmo vinto. E sì, ce ne avevano 12. Ma quanto è l'hit? Sì, una cifra. Ma qualcuno gli dica qualcosa. Adesso, ti devo dire, mi sono sbagliato a insultare Gelindo. Ma come? Sì, Gelindo è forte. Cioè, io dicevo, non fa danni. Ma non è vero, perché se prendi la... Se usi la... Guarda, te lo faccio vedere. Poi, tra l'altro, con la skin della fine... ho visto un tipo esplodere. Con la skin della fine del pass è fighissimo, perché tira serpenti. Cioè... Pensa che strano. Frank si avvicina e fa, stupido vecchietto. Lui prende... e gli molla i serpenti. Ti fa questo pitone e ti tira un coso velenoso. No, ti prego, fermati. Guarda, c'ha un range allucinante. Bello, sono tutti morti. No, niente. Anche tu sei morto, sarà, ti vendicherò. Quanti danni fa Spike? No, Spike è bellissimo, cioè arriva lui e ti fa pizza in faccia e tu muori. Ehi, ti piacciono le piante grasse? No. Allora muori. Ah, oh, grave errore di calcolo. Ti salvo io. Niente, no, morite tutti, ok. Ma sai, hai salvato veramente la situazione. Spike, l'uomo del morite. Devo ammettere che non avevo abbastanza fiducia in te e di questo mi pento. Ho tento. Dove credi di fuggire? Dove scappi? Niente, e soprattutto è bello per trollare. Allora, sta attento. Con Spike l'abilità sta nel... Non crepo, ma sto per. No, non Spike per trollare. Comunque è bello, l'ha interrotto proprio quando stava per fare la super. Mi dispiace. A me no. Vattene via. In realtà va bene così. Bussa via, mummia. Oh, ush. Sciò. Sparisci. Arrivederci. Non no. ti vogliamo. Andiamo via, che tanto se serve li spingo via con la mia super. Che sei tipo... No, non ciao. Posso dirlo perché è una citazione fra scappa. Me e lui, quindi... Cosa? Scappa. Mi spinge. Mi okay. spinge. No, non puoi spiegare questa cosa. Marza. È difficile. C'avevo la double kill messa là così. Vabbè, ma non ti serviva, dai. Ti ha comunque detto che sei il migliore del gioco. Ci va bene così. Bravo. Gelindo comunque fa veramente i trick col serpente. E che sguardo cattivo c'ha sto serpente. È tipo... No, facci caso nella lobby. È lui. Cioè, sono un serpente, muori. No, è troppo arrabbiato, cioè mi mette a disagio. Dai, su, è del mio stesso colore. È il serpente malvagio un che serpente mi mette malvagio. A disagio. Adagio, divenni un serpente che mette a disagio. È adagio, sì, certo, perfetto. Ehi, aspetta. È andata proprio così no. quell'episodio. No, Pocio. Senti, no. ma così, giusto per farmi un'idea di quello che sto cercando, visto che come ho già detto sono ossessionato dall'idea di trovare Spike. No, c'è lei. Quanto danno fanno le spine laterali? Abbastanza, ma il fatto è che è troppo difficile da usare, cioè... Non riesci a calcolare? No. Vabbè, perché tu magari sei poco intelligente. Dunque... No, cioè, fidati, ogni tanto ci provo, ogni tanto ci riesco, e quando lo fai ti senti American Sniper, però Quello che hai fatto adesso è stata una grave carenza di strategia, No, sono un piccolo cactus, non un cervello. Sì, effettivamente. C'è spazio per il cervello dentro di te. No, è solo l'acqua. È solo acqua. È un fiorellino. Ma Spike, fiorellino! Lui continua. Fiore! Basta, ormai Spike parla permanentemente come se fosse fatto. Oppure come Stewie quando gli danno i calmanti. Cioè? Ah, Brian. Ciao. Oddio, che cosa mi hai ricordato? Che è super calmo. E tra parentesi, non so se hai fatto più Stewie o più Roger di American Dad. Dì una cifra che lo guardiamo. È una vita. Cacchiarola. Cacchia...
Cacchiarola. Sì. Oddio, com'era quella canzone? Ah, questo è il momento consigliamo film mentre tiro serpenti su Pocio. E niente, sono Netflix morto. Netflix non ci paga, quindi non pensate che lo facciamo per un motivo. Sì, lo facciamo solo per sincera stima nei confronti di chi l'ha fatto. Se avete Netflix, andatevi a guardare I Ridicoli 6. È un film western. È bellissimo. Non so come spiegarlo. È una commedia bellissima. Come tutti i film di Adam Sandler, è stato distrutto dai critici, ma è bellissimo. Cioè, vale la pena. È veramente bello. È fatto dallo stesso che ha fatto i Griffin. Di John Peble. E io ho 100 gettoni. Che non mi fanno avere la cassa. La fine del passo è una delusione. No, mannaggia tutto quanto, però. Sì.